Salve a tutti gli amici di YouTube. In questo video vorrei far vedere un po' il funzionamento dei vari martelli. Ora qualcuno si chiederà, dice come adesso c'è pure un problema sull'uso dei martelli. No, certamente l'uso del martello è quello che storicamente è stato lo strumento più semplice e intuitivo, che naturalmente tutti sappiamo che parte proprio dalla preistoria con l'uso della clava, poi nel tempo perfezionato per fare i vari lavori. Ebbene, quello che io invece vorrò discutere o quantomeno puntualizzare su alcuni tipi di martelli, che ce ne sono tantissimi a secondo della tipologia dei lavori e dei mestieri che si vanno a fare. Ora qui io ho un po' di martelli che descriverò, iniziando da quelli più comuni, come queste qui, che sono le mazze usate in officina con manici più lunghi, manici corti, come queste qui, le mazzette che si usano anche in carpenteria, li usano nell'edilizia, e il martello, quello classico, diciamo il martello per definizione, che un po' a casa tutti hanno nelle varie misure. I martelli si misurano a etti o a chili a secondo del peso, possono avere manici più lunghi o più corti e vanno distinti quando si acquistano intanto su due fattori fondamentali. Il primo è quello del cosiddetto occhio, cioè dove va inserito il manico, perché se questo è troppo piccolo rispetto al peso del martello, evidentemente tenderà ad allentarsi subito e anche a rompersi. Quindi noi vediamo qui due tipi di martelli simili dello stesso peso, uno con un occhio, un manico più grande, uno con un manico più piccolo. Sicuramente questo qui durerà di più. Come vediamo in quest'altro, il peso del martello è superiore e quindi il manico anche è più grande. In genere i manici sono di frassino. Poi, scendendo di misura, abbiamo i manici naturalmente più piccoli. La lunghezza del manico ci darà la velocità del movimento del martello, quindi della mazza. Vediamo che le mazze, in genere queste qui, hanno lunghi manici per sollevarla più in alto e quindi dare dei colpi più potenti. Mentre queste più corte sono per fare meno forza nella battuta, ma avere un controllo migliore sul punto dove si deve battere. Tutti i martelli fanno parte della leva semplice, cosiddetta, che sono di tre tipi. La leva semplice in fisica è definita in tre tipologie, di primo genere, secondo genere e terzo genere. I martelli sono di terzo genere e la differenza sta nel fatto dove viene postato il fulcro rispetto alla potenza impiegata per un sollevamento, uno schiacciamento, e l'altra parte, che invece è la resistenza, cioè quella che fa la mano quando alza il martello rispetto al fulcro. Se il fulcro è a sinistra e abbiamo la forza e la potenza da questa parte, avremo un tipo di leva. Se il fulcro sarà al centro e avremo resistenza e potenza, sarà la seconda generazione, e viceversa, se il fulcro sarà a destra e forza e potenza saranno spostati, avremo l'altra generazione.
Queste tre tipologie di leva le troviamo in tutti gli accessori di casa, nelle pinze, lo schiaccianoci, il stappabottiglie, anche il martello, pinze e quant'altro. Quindi ecco, diciamo che la definizione scientifica del martello è una leva semplice. Ora vediamo qui i martelli, questi qui, che sono martelli da carrozziere o da fabbro, dove hanno un battente tondo e sono per calandrale, cioè da calandra, ovvero con il suo battente, questo semitondo, consente di lavorare le lamiere a bombate oppure di costruirne ex nuovo abbombandole. Ora vediamo che sull'incudine, tramite dei pezzi di controbattuta, così vengono chiamati, è un pezzo di lamiera, con il martello calandrante possiamo fare delle curvature fare queste curvature in questo modo qui, o al centro, oppure possiamo farle con quest'altro tipo di curvatura qui. Ecco, a secondo poi gli stampi che ci abbiamo, insomma, possiamo fare tutte le calandrature che ci occorrono, anche se la lamiera viene battuta senza le forme, prende ugualmente un aspetto concavo. Questo lo vediamo nei maestri ramai, quelli che costruiscono le latte, che costruiscono i recipienti in rame, dove loro stanno lì a battere tutto il giorno per dare forma a queste calandre, a questi cilindri, a questi invasi che poi vengono saldati, fatti i manici e quindi diventano veri e propri oggetti per funzionare. Ci sono molte tipologie di martello che servono appunto a secondo i mestieri, come i martelli dei tappezzieri, oppure i martelli, quelli da calzolaio, che tante volte abbiamo visto, ma addirittura anche il mazzuolo che si usa nei tribunali del giudice, di legno naturalmente. E tutte queste tipologie di martelli spesso prendono il nome dalle regioni o dalle nazioni o dalle città o dove sono nati o dove per tradizione sono stati usati per molti anni, magari perché in quella zona c'erano delle lavorazioni tipiche che si facevano con quei martelli e non con altri. Quindi noi troveremo il martello americano, il martello spagnolo, il martello tedesco, oppure il martello fiorentino. Poi su quest'ultimo ci soffermeremo un attimo, perché c'è da dire parecchie cose. Ci sono martelli tipici da fabbro, che hanno, come questi calandrati, varie forme, a secondo i pezzi appunto che si vanno a battere e a formare. Ci sono i martelli, quelle da saldatura, conosciute come le martelline, più piccole, più lunghe, per levare le scorie. E poi ci sono martelli che spesso si costruiscono, si adattano a secondo il lavoro, come ad esempio questi qui. Questi sono dei comuni martelli, dove vediamo che è stato messo un manico di metallo, un tubo, poi infilata una gomma, e anche questo qui. Allora diciamo subito che il manico di ferro sul martello è sbagliato fisicamente, in quanto
assorbe energia al manico e non dà la stessa resa che se il manico invece fosse in legno. Tuttavia, in questo caso qui, questi sono stati modificati perché lavorando in officina, quindi con gli oli, i grassi e la sporcizia, il manico di legno tende a scivolare, a imbrattarsi e quindi il legno ad assorbire olio. Allora si costruiscono dei manici così, che pur non funzionando come quelli di legno, comunque servono, sono durevoli allo scopo. Ecco. Poi i martelli, anche se intuitivo il suo uso, comunque ricordo che non va mai preso in questa posizione qui, ma sempre qui all'estremità, e piuttosto che prenderlo qui si prende un martello più piccolino per fare la stessa forza, perché naturalmente in questa posizione qui lui è più delicato, però rimane il fatto che è grande come battente. Poi ci sono sempre da officina i martelli, questi fatti con resine per non rovinare i pezzi quando vengono battuti, quindi pezzi delicati o pezzi morbidi in alluminio che devono essere inseriti in qualche modo. Allora ci sono questi che sono degli inserti che si svitano e poi quando sono rotti o consumati vengono sostituiti. Questi in genere hanno il manico di metallo, però il loro lavoro è diverso dai martelli classici con il battente in ferro. Naturalmente anche la tempera del martello conta, non tanto per questi da officina, perché da officina diciamo che è, oltre al problema della battuta, del battere il ferro, non hanno particolari lavori che svolgono, mentre li hanno quelli da falegname, che adesso vedremo. Ora qui invece vediamo alcuni martelli da falegnameria, che a differenza dei martelli d'officina, in falegnameria il martello viene usato per più lavorazioni, quindi non soltanto per battere i chiodi. Adesso vedremo un po' il loro uso. E come nei martelli d'officina, ce ne sono piccolini come questi con il riporto che si cambiano per fare dei lavoretti molto delicati. Anche qui ci sono le varie misure per i chiodi piccolini. Poi vediamo le differenze. Qui vediamo due martelli standard, questi qui, che sembrano tutti uguali, mentre questo è un martello di maggiore qualità. Vediamo le proporzioni dell'occhio come descritto prima, cambia il tipo di tempera dell'acciaio, cambia il manico che è in frassino, questo invece è un legno meno pregiato, e sono meno precisi nel loro profilo. Anche le proporzioni tra il battente e la penna sono diverse da questo qui. Poi ci sono i mazzuoli che conosciamo un po' tutti, questo ricorderete, l'ho fatto al tornio al volo per provare il tornio in legno d'olivo, come pure questo qui, per battere il legno, i pezzi del legno senza rovinarli. E poi ci sono questi di gomma che sono ancora più delicati e si usano anche quando si fa l'incollaggio di plastiche e quindi si spianano le plastiche, il linoleum, queste cose qui, o anche sulle mattonelle, insomma tutte quelle superfici delicate dove un battente duro lascerebbe l'impronta. Allora si usano questi. Poi ci sono
le masse per definizione da scalpello. Queste qui, che come vedete sono quasi come una clava, e alcune sono proprio fatte a clava, perché vengono usate per la loro forma affusolata che mano a mano ingrandisce, e servono per scalpellare. Quindi a secondo noi di dove daremo il battente sullo scalpello, noi provocheremo un colpo più forte o un colpo più piano. Questo fa sì che si potrà regolare la profondità del colpo dello scalpello. Voi immaginate che facendo una scultura, un incavo, se si sbaglia anche di poco un colpo sullo scalpello che entra troppo in profondità, si rischia che il pezzo si spacchi oppure si va oltre misura e bisogna ricominciare da capo. Erano gli stessi degli scultori sui marmi, quindi pensate, fare una scultura su un marmo dove i colpi sono proprio calibrati e devono essere calibrati, e fra i migliaia di colpi che si danno a un pezzo di marmo per dargli una forma, e non si può sbagliare, perché altrimenti partono le schegge, sono più grandi e quindi si va sotto misura per quello che invece poi dovrà essere la scultura, ecco. Quindi questi sono autocostruiti, i falegnami costruiscono a seconda appunto la grandezza dello scalpello, a secondo quello che loro devono fare. Questo è un tipo a mazza a blocco unico, questo è un pezzo a riporto, che ugualmente lui avrà delle caratteristiche proprie a seconda il lavoro che serve da fare. Ecco qua. Ora veniamo al martello, quello più classico da carpenteria. Qui ce ne sono anche tanti modelli che appunto prendono poi il nome dalla città dove sono nati o dalle regioni, via dicendo. Il più comune è questo da carpenteria, che vediamo qui, ha un grande occhio perché lui fa un lavoro di forza molto forte per imprimere chiodi abbastanza grandi appunto per la carpenteria, ha le due penne ed è un martello standard, un martello robusto, dove poi nel tempo è stato fatto anche un incavo per mettere i chiodi con una mano sola. In questo modo qui si poggia il chiodo, tenendolo con un dito si appunta, se con una mano ci dobbiamo reggere, e poi si manda il chiodo dentro. Alcuni poi hanno una calamita qui, e questi sono tutti perfezionamenti che sono stati fatti poi nel tempo. Questo è un martello simile, ma è più da falegnameria che da carpenteria. Ha sempre un occhio abbastanza grande e un battente molto lungo. Anche il manico è lungo, ma questo ha le penne riportate. Non è un pezzo fuso unico. E anche il battente ha grande importanza su questi martelli, in quanto si può fare più corto o più lungo e si può fare più o meno abbombato. Il battente qui a volte, anzi no, a volte succede sempre che per esempio quando si va a battere e gli chiodi scappano, talvolta si pensa, chi non è esperto, che non è capace, non c'ha la mano, ma basta strusciare il martello in questo modo sulla tavola, riprendere, e vediamo che il martello non scivola più, perché a un certo punto, quando si lucida la parte del battente, lui tenderà a scappare. Quindi questo è uno dei piccoli movimenti che i falegnami fanno quando si accorgono che il martello scivola via dal chiodo. Poi un'altra cosa che si usa è quella di togliere la punta al chiodo in questo modo qui. Quando noi lo dobbiamo mettere, diciamo,
pezzo di tavola, lo dobbiamo mettere che è troppo vicino alla testa, se non faremo quel lavoro con molta probabilità la tavola si spacca, mentre battendo un po' la punta il chiodo andrà dentro senza che lei si spacchi. Questa è un'altra cosa che usano fare i falegnami. Poi veniamo invece al fiorentino, questo qui. Questo è un nostro martello che ha una storia particolare. Non si trova in commercio facilmente. Viene detto fiorentino perché lo costruiva un vecchio artigiano, fabbro fiorentino. Si diceva che li faceva con pezzi di binari dei treni. Avevano e hanno una forgiatura particolare che leggenda vuole che solo lui riusciva a farla, anche il figlio che prese il posto del padre non riusciva a dare la forgiatura che dava lui. Ma in particolare questo martello qui, innanzitutto erano 5 numeri, andavano dall'1 al 5 a secondo della grandezza. Riportavano una stella come marchio qui sopra, avevano un grande occhio qui col manico, un battente piatto e quadrato. Questo faceva in modo che, come questi qui, se noi dovessimo mettere un chiodo a un angolo oppure in un manufatto in legno dove abbiamo delle pareti chiuse e il chiodo deve essere messo all'angolo, se abbiamo un martello con il battente tondo, noi riusciremo meno a prendere il chiodo al centro perché il martello non arriverà esattamente all'angolo. Ugualmente, se il martello avesse le penne troppo aperte. Quindi questo è un martello calibrato proprio per la falegnameria. È un martello che storicamente è stato usato dai macchinisti di teatro e poi dai macchinisti di scena del cinema e delle costruzioni. Loro avevano questi martelli e l'hanno tenuti per generazioni per poi passarli ai figli. Li portavano abitualmente su una cinta con un'apposita fasciatura in cuoio a mo' di rivoltella del West e per nessuna ragione li prestavano neanche solo per un momento a qualcun altro. Era praticamente una loro prolunga del braccio. Questo era l'attrezzo per definizione di questi macchinisti che l'hanno portato storicamente ormai più di 100 anni, trasmettendolo poi anche ai figli. La particolarità di questo martello non finisce qui, come ho detto. Questo è un martello che è in grado, come anche gli altri, di togliere i chiodi in questo modo qui, però se il chiodo è molto grande, il martello si allenta qui sul manico. C'è anche il rischio che si rompe se il chiodo è troppo grande. Allora lui può lavorare anche in diagonale, in questo modo qui, per togliere un chiodo. E anche il manico, che viene qui smussato, poi serve per far leva, per schiodare un pezzo. Ugualmente, per schiodare un pezzo, si useranno le punte, queste qui, in diagonale in questo modo qui. Una volta allentato il chiodo, lui si allenterà in questo modo qui e poi continuerà con il manico. Con un martello americano, che sono quelli che hanno le penne molto curvate e molto strette, non si riuscirà mai a fare tutte queste lavorazioni che fa il fiorentino, in quanto le penne troppo curvate ci costringerebbero a piegare troppo il martello e nei spazi angusti, quando avremo tavole incrociate, il martello non potrà essere inserito all'interno. Quindi questo tipo di lavoro non si può fare. Se poi il martello americano ha anche il manico in metallo, come ce ne sono tanti, e allora quello, come utensile, come martello, è il peggior martello che abbiano mai costruito.
Ora qui vediamo qualche tipologia di chiodi, non sono tutti naturalmente. Andiamo ai classici chiodi con la testa, delle varie lunghezze, da 3, 4, 5, 10 centimetri, a quelli senza testa, questi chiodi qui senza testa, oppure questi qui corti a testa grande da tappezzeria, come pure senza testa questi di varie misure, a questi qui molto piccolini. Vedete quanto questi sono piccoli, sono quasi degli spilli, infatti vengono detti chiodi a spillo, e la testa è appena accennata. E poi abbiamo chiodi che servono per serrare i cavalli, di questo tipo qui, sono chiodi che entrano dentro e col quadrello fermano il ferro di cavallo. Questi piccolini qui, se noi avremo questo chiodino qui, con questi martelli da carpenteria, col bracotto, non riusciremo a prendere questo chiodino perché ha la testa troppo piccola e non è fatto per questi tipi di lavoro. Ma questo non lo fanno neanche i martelli americani. E appunto questo delle penne è un'altra cosa che bisogna vedere quando si acquista un martello per falegnameria. Vediamo che qui, anche se io poi l'ho modificato, la differenza tra il fiorentino e il bracotto. Vedete che il fiorentino ha di suo le penne qui molto accostate, mentre il bracotto finiva qui. Poi ho fatto questa piccola modifica per permettere una presa migliore agli chiodi più piccoli. Il fiorentino ha le penne spostate a destra e a sinistra e il bracotto le ha dritte, questo per fare quel lavoro che ho detto prima di schiodamento. Se ora io invece dovessi prendere questo chiodino col fiorentino, lui attaccato, e posso tirare sul chiodo. Va anche detto che la scalpitura interna è fatta in un modo particolare che permette lo spessore del chiodo. Se noi abbiamo appena una testa che sporge, lui riuscirà a prenderla e tirarla su in questo modo qui, mentre con questo qui ha un altro tipo di scanalatura più grezza, che può servire certamente per i chiodi grandi ma non per quelli piccoli. Quindi vediamo che questo piccolo chiodo, lui, anche se sporge appena appena con la testa, dove neanche le tenaglie spesso arrivano, lui può essere tirato su per dritto o anche in questo modo qui, eccolo qui. E quindi il martello ci potrà servire a lavorare in diverse posizioni. Se ora noi facciamo una simulazione, potremmo mettere un chiodo in questo modo qui. Vedete questo scivolamento qui? Infatti in questo modo qui il martello non scivola più. Dopodiché, se noi andiamo a sfilarlo con il bracotto, la curvatura delle penne, a differenza del fiorentino, che come vedete hanno una curvatura ben diversa, il fiorentino ci permette in modo più agevole di agganciare il chiodo, ma lui può fare anche in questo modo qui, riesce ad agganciare il chiodo e sfilarlo in questo modo qui. Cosa che il bracotto riesce a fare ugualmente, ma con uno sforzo maggiore. Poi se il chiodo è piccolo, allora lui non riesce proprio a più farlo. Quindi capite l'importanza del martello in falegnameria. Poi vediamo che qui veniva usato mettere un pezzo di lamierino inserito da dentro fino a fuori, che come vedete qui è rovinato, perché questo serviva a mettere i chiodi ancora prima che fossero fatti i martelli in questo modo qui,
mettere i chiodi con una mano sola, quindi reggendosi su una scala, con una mano c'era una saccoccia di chiodi che il macchinista teneva alla cintola, prendeva qualche chiodo, se lo preparava in bocca, sulle labbra, poi il chiodo veniva messo in questa posizione qui, allargo un po', il chiodo veniva messo in questa posizione qui, che poggiava sul manico dove c'era la lamiera, poi con un colpo veniva messo sulla tavola e poi inchiodato, praticamente in questo modo qui. Vedete che lavorando con una mano non si può mettere un chiodo con una sola mano. Allora questo era il sistema da sempre usato dai macchinisti per fare questo lavoro qui. Poi la protezione serviva anche qualora scappava il chiodo, era una protezione naturalmente per il manico. Ora vediamo in quest'altra simulazione, se io avessi una parete appoggiata a 90 gradi da una parte e dall'altra e dovrei mettere questo chiodino qui, se il martello avesse il battente tondo non riuscirebbe ad arrivare al chiodo, mentre il battente quadrato riesce bene. In più avremo la distanza che c'è tra l'altezza dell'occhio e il battente, in quanto lui, se intruppa, non può più arrivare al chiodo, come invece fa il martello questo da carpentiere, che non riusciremo uguale a battere il chiodo perché questa parte qui ce lo porterà più spostato. Quindi vedete l'importanza della fattura che può avere un martello qualificato per la falegnameria. Poi va detto che, come in questo caso qui, siccome questi sono martelli che si usano in cantiere spesso, quindi con la calce e il cemento che secca, brucia l'umidità, il martello, il manico del martello si secca usandolo con le mani sporche di calce e viene privato di tutta l'umidità allentandosi nell'occhio del martello. In questo caso qui non serve cambiare il martello, basta immergerlo nell'acqua e tenerlo un'ora, che il martello, che il manico recupera l'umidità, recupera l'acqua, si gonfia e lui sarà serrato e non si muoverà più. Quindi periodicamente in carpenteria, quando il martello fa questo lavoro qui, il manico si asciuga, si mette nell'acqua e si aspetta un po' che lui si gonfi per ritornare a posto come prima. Quindi questo nostro martello, detto fiorentino, è il martello per eccellenza per la falegnameria, martello di precisione, e questo in particolare è un martello che avrà più di 70 anni, forse 80 anni. Lo usa ancora, e anche se ne comprassi altri nuovi, nessuno funzionerebbe come questo qui. Quindi la tradizione vuole che sia rispettata il lavoro e l'utilità e la precisione di certi utensili creati artigianalmente. Questo è quanto, arrivederci e grazie.